Sanremo. Un grande ritorno qui a Radio Bruno insieme finalmente gli articolo 31. Ciao ragazzi. Che fa rima con Radio Bruno. Ciao, quindi... mitica Radio Bruno. Esatto, esatto. Come state? Come sta andando? Benissimo, tutto bene. Siete soddisfatti? C'è qualcuno che ti risponde male, schifoso? No, effettivamente no, però è per rompere il ghiaccio, dai. Come sta andando? Sta andando che, cioè, comunque non mi aspettavo di fare così tardi, di essere svegliato così presto ogni mattina. Di solito alle 9, 9 e mezza, io già sto iniziando a spegnermi. Diciamo che l'unica cosa è veramente che dormiamo 4 ore a notte, no? È un bel tour, è una bella lavatrice. È una bella tritacarne più che lavatrice. Ma impazzire la gente come Albano, Massimo Ranieri, se lo fanno come bere un bicchiere d'acqua. Allora io ho detto, ragazzi, ma come fate? Io devo andare in una spa per tipo un mese dopo sta roba. Beh, hanno il super callo loro, abbiamo il calletto. State facendo quindi? Visto che insomma questi ritmi vi provano un po', qual è il vostro rimedio? Una volta ci sarebbe stata Maria ad aiutarci, sì. Ma adesso abbiamo passato anche quel limite. Adesso la pazienza da, sai, quando uno diventa tra virgolette saggio. No, perché se papà, ecco, se non altro una cosa che ti insegnano, esatto, i bambini piccoli è la pazienza. Sì. Ecco, un bel insegnamento. Senti, ma stasera un grande medley dei vostri successi. Tu hai mai lavorato con Fedez? No, è la prima volta e sono sicuro che ci divertiremo. Se avete già provato? Abbiamo già provato. Sì, abbiamo provato sia a Milano che qui a Sanremo. Cosa dobbiamo aspettarci di diverso da quello che abbiamo già visto di voi? Ma noi andiamo lì e ci divertiamo. No, stasera ci divertiamo. Dai, ci divertiamo. Abbiamo fatto una canzone veramente piena di pathos, emozione, intensa. Cioè stasera vogliamo smollare e divertirci e basta. Quindi continuerà a essere un bel viaggio. È l'altra faccia degli articolo 31, lo sai, no? Siamo sempre stati questo, da una parte robe pesissime, dall'altra goliardia assoluta. Noi abbiamo avuto la fortuna di, insomma, io ho avuto la fortuna di intervistarti anche in un altro contesto e rivedo un po' questa canzone, Un bel viaggio, come intro, un punto di per ricominciare qualcosa insieme. Volete raccontarci un po' anche a noi di Radio Bruno, anche saranno giorni che riraccontate, come avete deciso di partecipare a Sanremo o provarci a partecipare? Vai, recap, per la centesima volta DJ Gender. Tutto nasce dalla scorsa primavera quando abbiamo iniziato a lavorare all'album, perciò nessuno sapeva niente. Certo. Come primo brano a livello di demo, Ax mi manda la demo da farmi sentire dopo che gli ho mandato la base e mi sono venuti i brividi, faccio Ax, perché noi, io Ale, dobbiamo andare a Sanremo, ma sei fuori, dobbiamo andare a Sanremo con questo brano, perché è un brano, poi si è convinto giustamente anche i nostri, diciamo, amici, hanno detto no, dovete andare con questo brano perché vabbè. Alla sarebbe fine, un buon qua. Modo per raccontare la storia di quello che è successo a tutta Italia e io ho detto vabbè, non posso sempre decidere essere io il signor, no, ho detto se volete andare andiamo. L'abbiamo bene. Sottoposta e ci hanno preso. Perciò non era né un singolo per noi, ma era un pezzo nostro personalissimo che comunque è anche una dedica a chi ci ha seguito dal giorno zero, ecco. Molto molto bello, noi siamo contentissimi di avervi rivisto sul palco, però immagino che sarà solo un primo tassello, no? E poi ci saranno tante altre cose. Sì, stiamo appunto lavorando all'album, abbiamo già 3 date sold out al Forum di Assago, e doveva essere una, sono diventate 4. E poi magari 5, 6. No, ci fermiamo a 4. Ci fermiamo, anche se va sold out alla 4 ci fermiamo e poi tenteremo di finire l'album e fare magari una tournée estiva. È tutto comunque un passo alla volta adesso. Step by step, ma ci sta, ci piace. Chi vince quest'anno secondo voi? Ma a noi piacciono un po' tutti. Non dico vinca il migliore. Allora, perché, col mio podio, secondo me, allora Mengoni. Primo. Merita, bella la canzone, lui è un mostro a cantare. E, Coma Cose, perché mi hanno fatto emozionare proprio. E terzo, lo faccio dire a Jed. Lazza. Ah, è vero, Lazza, è vero, bravo. Mi piacciono le vostre però, cose. Cioè, mi piacerebbe anche che fosse in alto Ariete. Ma anche i cugini di campagna. Anche Madame, i cugini di campagna. Perché alla fine ci piacciono tutti. Ci piacciono tutti, anche Mara Sattei, Olli.
meno male che, cioè, meno male ci piace questo, questo cast di artisti. Ma ci come piace vi molto. Vedono i cantanti in gara? Tipo, non so, lo zio a cui chiedere consiglio, cioè si vedono come un pilastro a cui appigliarsi? Sentite che vi guardano, beh, vi cercano? Si sente che c'è una, beh, stima, però alla fine siamo tutti sulla stessa barca. Alla fine bello. Si scherza, si tenta, sì, di spezzare un po' la tensione, ma per come è organizzato non è che stiamo tutti insieme in una stanza, ci vediamo di solito con quello che suona prima e quello, certo, che suona dopo. Quindi sì, non state tutti insieme. Sì. E nel caso di ieri sera erano i cugini di campagna, quindi casomai eravamo noi a chiedergli consiglio. Esatto. No? Esatto. Ma voi ve ne frega niente della classifica, vero? No, no, noi siamo qui perché ho detto a lui dobbiamo andare, ma la gara è per coerente noi con è in la quarto storia piano. Dell'articolo 31, non, certo, non, sì, guardare le classifiche. Beh, insomma, le classifiche comunque le avete sempre scalate, per cui non c'è da lamentarsi. Io c'ho una classifica sola che guardo e l'ho appena vista, me l'hanno fatto vedere, quella degli streaming, e siamo andati molto bene. Esatto. Per siamo già soddisfatti. Siamo soddisfatti. Infatti. Per essere dei boomer siamo andati molto bene. Il pubblico vi ama, stasera secondo me tirerete giù tutto l'Ariston, noi non vediamo l'ora di ascoltarvi e quindi vi auguriamo un grande in bocca al lupo e grazie, grazie di essere venuti qua grazie, con noi. Grazie, grazie, grazie mille. Grazie a voi. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.